Questo gigantesco malloppo librario è l'opera più importante sulla rivoluzione bolscevica, detta anche rivoluzione d'ottobre, tenendo conto che ottobre ha a che fare con il calendario giuliano ancora in vigore in Russia quando scoppiarono gli eventi di cui stiamo per parlare. Quel calendario fu poi sostituito dopo la nascita dell'Unione Sovietica, quindi alla fine del 20, subito dopo la rivoluzione, dalla fine del 17 col 18, entrò in vigore il nuovo calendario che corrisponde al nostro calendario detto gregoriano. Quest'opera dunque, alcune migliaia di pagine, si intitola La rivoluzione bolscevica, il primo volume, e poi in realtà è solo il primo volume di una storia della Russia sovietica che ha per autore un personaggio molto interessante, uno storico che inizialmente non è uno storico togato, adesso togliamo questi perché ingombrano, si chiama Edward Carr, che è stato un diplomatico, è stato un giornalista, è stato anche vice direttore del Times di Londra e poi ottenne anche una cattedra di politica internazionale. Questa sua dimensione multiversa, cioè giornalista, diplomatico e storico inizialmente dilettante, poi studioso professionale, hanno fatto sì che in tutta la sua opera Carr ha sempre tenuto un occhio sul presente, quindi ha sempre considerato, diciamo, la dimensione presentistica della storia, cioè in qualche modo avvicinandosi a quel famoso detto crociano della storia che è sempre storia contemporanea. In fondo Carr ci fa capire appunto che il passato è un elemento fondamentale per capire il presente. Ci soffermiamo adesso semplicemente sull'inizio di quest'opera mastodontica di Carr, che vi ha dedicato un po' tutta la vita, si può dire, o quasi, ma non vorrei dimenticare anche un piccolo libro uscito all'inizio degli anni 60, 6 lezioni sulla storia di Carr, che è un testo ancora oggi fondamentale per chi si occupi di metodo storico, di storia della storiografia. Quest'opera di Carr, questo britannico, diciamo, liberal, non era certo un comunista, che tuttavia guarda anche non solo con interesse e attenzione, ma anche in modo empatico al significato della rivoluzione. In modo empatico nel senso che Carr si rende conto, come chiunque guardi sine ira et studio, cioè in modo non pregiudiziale a quegli avvenimenti, che almeno nel loro sorgere essi avevano, gli avvenimenti dell'ottobre del 17 o novembre 17, secondo appunto dico del calendario che usiamo, sono stati generati da una situazione insopportabile per circa 200 milioni di persone. Persone che erano schiacciate. Mi viene in mente una frase che si legge in un bel libro di Conrad, Sotto gli occhi dell'Occidente, che è dedicato al movimento populista rivoluzionario clandestino in Russia contro l'oppressione zarista. A un certo punto Conrad scrive, appunto all'epoca il libro ha a che fare con l'inizio del Novecento, siamo prima della rivoluzione bolscevica, parla di 80 milioni di persone schiacciate tra due macine di una pressa gigantesca. Ecco, la rivoluzione bolscevica è in qualche modo l'esito necessario di questa oppressione e sembra dirci quello che poi dirà anni dopo un altro rivoluzionario, Mao Zedong: ovunque c'è oppressione ci sarà senz'altro ribellione o addirittura rivoluzione. Abbiamo già dedicato una lezione alla prima rivoluzione russa del 17. Questa seconda rivoluzione russa in realtà è, potremmo parlarne come della terza, se consideriamo un vero e proprio trittico rivoluzionario
che comincia dal 1905 con la rivoluzione fallita, fermata nel sangue dalla repressione, la seconda, quella di febbraio del 17, e la rivoluzione d'ottobre come terza. Queste tre rivoluzioni sono unite da un filo, il filo appunto della ribellione contro l'oppressione, ma sono anche unite dal punto di vista dell'azione rivoluzionaria, vale a dire in particolare dallo strumento primo di queste rivoluzioni, strumento organizzativo, politico, ma anche in qualche modo educativo alla rivoluzione. Questo strumento è costituito dai soviet. I soviet dei operai, dei contadini, dei marinai, pensiamo che la flotta russa era molto importante, dei soldati, che da Pietrogrado, la capitale all'epoca, si diffonderanno poi un po' in tutto il paese. Nella prima rivoluzione del 17, la rivoluzione di febbraio o marzo, c'è stata semplicemente la rottura della catena di comando. I soldati che si rifiutano di sparare sulla folla sparano contro i loro ufficiali, soldati e polizie che si sparano tra di loro, insomma la caduta immediata, rapidissima, del regime zarista, l'abdicazione dello zar e poi l'avvio attraverso varie vicende dei cosiddetti governi provvisori. Dicendo governi provvisori, in realtà noi pensiamo già al punto d'arrivo. Il punto d'arrivo appunto è la nascita del primo governo dei soviet, quello che appunto incoronerà, per così dire, Vladimir Ilyich Ulyanov, vale a dire Lenin. La rivoluzione d'ottobre in realtà ha un pregresso, quindi ha un percorso che parte dalla conclusione vittoriosa della prima rivoluzione del 17, il rientro a cui segue il rientro di Lenin in patria, in Russia, e questo rientro che avviene al famoso viaggio sul treno, in cui ci sono un gruppo di bolscevichi che dalla Svizzera, attraversando la Germania, arriveranno in Russia, Lenin porta in Russia le sue tesi d'aprile, che sono appunto l'espressione di una decisione che Lenin presenta non solo come irrevocabile, ma come necessaria, anzi come inevitabile. In pratica la tesi di Lenin è quella di forzare la mano, di non accontentarsi di un lento miglioramento della situazione, di uno sviluppo democratico, perché Lenin ritiene che la situazione, diciamo, già nella primavera del 17 è una situazione di crisi in cui ci sono due forze che si fronteggiano e che una delle due dovrà necessariamente prendere il sopravvento. Prenderà il sopravvento la forza che agirà per prima, sostanzialmente. E quindi di qua l'incitamento ai suoi compagni, i bolscevichi, cioè la maggioranza del Partito Operaio Socialdemocratico Russo, che poi cambierà denominazione in Partito Comunista, l'invito pressante ai suoi compagni appunto a bruciare i vascelli alle nostre spalle, in qualche modo, dice Lenin, per evitare che siano gli altri a prendere iniziativa. In pratica Lenin dice: noi non abbiamo scelta, siamo costretti a fare questo secondo step della rivoluzione, questo passo ulteriore. I suoi compagni, anche tra i bolscevichi, non solo i menscevichi all'interno del Soviet di Pietrogrado, ma anche i bolscevichi, sono molto perplessi, addirittura qualcuno ritiene che Lenin sia impazzito, insomma. Molti pensano che sia un passo prematuro, ma Lenin insisterà, gutta cavat lapidem, e un po' alla volta li convince. Li convince, ma naturalmente ci sono gli eventi che prenderanno poi in qualche modo posto, nei quali bisognerà districarsi e arrivare alla decisione dell'attacco finale, insomma, dell'insurrezione. Questi avvenimenti sono innanzitutto il fatto che Lenin venga messo fuori legge dal governo Kerensky, che è l'ultimo dei governi provvisori. Kerensky, un avvocato dotato di grande facondia, espressione di una linea, diciamo, più o meno democratica, che mette fuori legge Lenin e spicca un mandato di cattura, per cui Lenin è costretto a lasciare la Russia, si rifugia in Finlandia, rientrerà poi clandestinamente a Pietrogrado e si nasconderà nella casa di un compagno fino al momento dell'assalto finale
a Palazzo d'Inverno e alla sede in cui appunto c'è il governo, si riunisce il governo provvisorio e il governo di Kerensky. Lenin dunque, messo fuori legge, nell'estate del 17 c'è un tentativo controrivoluzionario, quindi portato avanti dalle frange estreme della destra e da gruppi militari che cercheranno di riportare in pratica il potere in mano agli zar e di sconfiggere ogni opzione di cambiamento, e sarà proprio anche questa iniziativa che favorirà la decisione poi dei bolscevichi di procedere all'ultimo atto, per così dire. Noi abbiamo un documento prezioso che ci racconta la rivoluzione, ci racconta i prodromi e ci racconta gli svolgimenti e ci racconta, accenna almeno agli sviluppi. Questo documento è un reportage straordinario di un giornalista statunitense che lavorava per una rivista americana, The Masses, John Reed, giornalista di questo giornale americano progressista, arriva in Russia dunque su mandato del direttore e proprietario del giornale e fa questo reportage che lo renderà immortale, per così dire. Il reportage si intitola, come tutti sanno, I 10 giorni che sconvolsero il mondo, in cui Reed, lo immaginiamo, l'abbiamo anche visto in un paio di film, per così dire, in ricostruzione cinematografica, lo immaginiamo con il suo taccuino prendere appunti. Reed non sa il russo, ma tutto il gruppo rivoluzionario russo usa come lingua di comunicazione il francese è la lingua franca dell'epoca, per così dire, quella che oggi è l'inglese, e quindi Reed riesce comunque a decifrare o capire le cose che dicono, le cose che raccontano, e se le fa anche a sua volta raccontare. E quasi come in preda a una sorta di delirio, Reed prende appunti, scrive tutto quello che vede, scrive tutto quello che ascolta e fa questo reportage a copertura totale degli avvenimenti e ci affida così un documento preziosissimo. Reed quindi non partecipa alla rivoluzione, ma è un classico osservatore partecipante, per così dire, partecipante perché è negli avvenimenti senza essere un attore di quegli avvenimenti, ma c'è completamente dentro, e quindi il suo reportage è assolutamente veridico ed efficace. Lenin ne dirà poi in una prefazione, un'edizione di qualche tempo dopo, Lenin dirà che questo era il più veritiero ed efficace, appunto, resoconto della rivoluzione, che avrebbe dovuto essere diffuso, stampato e diffuso in milioni di esemplari e diffuso in tutti i luoghi possibili, per così dire. Tra l'altro questo libro sarà poi molto mal visto da Stalin quando cominceranno l'azione di Stalin per eliminare le opposizioni interne al Partito Comunista dell'Unione Sovietica, in particolare Trotsky in questo caso, perché dal libro emerge ovviamente il ruolo straordinario che ebbe Lev Trotsky nella rivoluzione. Proprio Trotsky, che appunto è stato soprattutto il capo militare della rivoluzione, l'organizzatore dell'Armata Rossa, che rientra anche lui dagli Stati Uniti, dove era in esilio, dopo aver scritto già una serie di cronache molto efficaci, Trotsky è stato un grande oratore e un grandissimo giornalista, cronache efficaci, dicevo, della prima rivoluzione, rientra anche lui, come intanto sono rientrati dalla Siberia, per lo più dove erano confinati tutta una serie di bolscevichi, tra cui lo stesso Stalin, e Trotsky appunto emerge come secondo leader, il deuteragonista della rivoluzione. Quindi al primo posto c'è indubbiamente Lenin e poi c'è Trotsky. Quindi chiaramente nel momento in cui Stalin sta eliminando il suo avversario Trotsky, elimina anche ogni traccia che ne possa ricordare la memoria. Quindi questo libro fu a un certo punto anche eliminato, tolto di mezzo, per così dire. E d'altra parte lo stesso Trotsky dirà
Poi, parlando della rivoluzione d'ottobre, dirà: tutti noi abbiamo fatto qualcosa, con modestia per così dire, ma abbiamo tutti contribuito al successo della rivoluzione. Ma senza di lui la rivoluzione non ci sarebbe stata. Quindi è Trotsky che stabilisce in qualche modo, in maniera definitiva, quasi apodittica, che questa rivoluzione ha un demiurgo. Il demiurgo è lui, è Vladimir Ilyich Ulianov Lenin. Senza di lui la rivoluzione non ci sarebbe stata. È stato il capo autentico della rivoluzione. Eppure, potremmo dire quasi bizzarramente, Lenin è assente nel momento cruciale, almeno quello più cinematografico, che forse non è neanche quello più importante, ma quello che però rimane nell'immaginario, vale a dire il cosiddetto assalto al Palazzo d'Inverno, che è sede del governo provvisorio. In realtà i giorni della rivoluzione sono 24, 25, 26 ottobre, quindi 6, 7, 8 novembre, c'è uno sfasamento di 12-13 giorni tra i due calendari, in cui il Soviet di Pietrogrado decide l'insurrezione e Lenin decide l'insurrezione. E si organizza questa insurrezione, il segnale saranno due colpi di cannone sparati dall'incrociatore Aurora che è nella rada di Pietrogrado e questo incrociatore che poi troveremo, avevamo visto già arrivare a Messina a portare aiuto ai terremotati del terremoto appunto di Reggio Calabria e Messina. E questo incrociatore, appunto, che ha un valore anche simbolico molto forte, spara questi due colpi, che sono colpi a salve sostanzialmente, comunque sono il segnale della rivoluzione. Il 7 novembre, dunque, è il momento cruciale, quello cinematografico della rivoluzione, l'assalto al Palazzo d'Inverno. Un assalto che praticamente quasi non produce morti, perché i rivoluzionari, le guardie rosse entrano nel palazzo praticamente senza colpo a ferire. Ci sono pochissime vittime, sono più tra gli attaccanti che non tra gli attaccati, anche perché il palazzo è difeso da cadetti che hanno 14 anni, 15, e poi c'è un reparto femminile che viene messo in fuga sostanzialmente dagli assalitori. I quali poi si danno anche un po' dire, alla perlustrazione, anche un po' al saccheggio del palazzo. Ma le guardie rosse hanno stabilito un servizio d'ordine ferreo, per cui praticamente perquisiscono tutti quelli che escono dal palazzo, che spesso appunto hanno riempito le tasche e le loro sacche di gioielli. E anche Reed racconta delle scene perfino divertenti di queste perquisizioni, per cui. Diciamo questi entusiasti rivoluzionari stanno tornando a casa con il bottino di guerra e sono costretti a lasciarlo perché compagno, cosa hai preso? Ma ho preso un ricordo per la mia fidanzata. Posalo. Tutto questo ora appartiene al popolo. Ecco, in tutto questo c'è anche proprio naturalmente un desiderio di liberazione anche psicologica da questa famiglia Romanov che ha esercitato in maniera indecente è insensibile il suo potere sul popolo russo. La famiglia, la dinastia, la famiglia e la corte. La corte, diverse migliaia di persone di veri e propri parassiti sociali che gravavano sul collo, sulle spalle, sulla testa del popolo russo. E quindi questo spiega anche il fatto che poi, quando poi nel 1918 si deciderà, anche se non sappiamo bene in quel caso com'è stata la catena di comando, chi ha dato l'ordine di eliminare tutta la famiglia Romanov, in fondo il popolo russo non versò neanche una lacrima, per quanto quell'episodio a noi possa apparirci come fu, insomma, certamente efferato. Ma c'era un odio diffuso verso questa genia di approfittatori, di parassiti, di succhiasangue, che appunto. La rivoluzione fu anche un grande atto di liberazione. Ebbene, nel momento in cui si arriva allo scontro finale, Lenin è in un appartamento a casa di un compagno alla periferia di Pietrogrado, manda i suoi dispacci, che sono gli ordini di servizio della rivoluzione, però il 7 novembre non è tra coloro che entrano nel palazzo con la forza, insomma.
sono i suoi compagni che gli hanno ingiunto in pratica di rimanere nascosto, e Lenin andrà poi, lo troveremo il giorno dopo, che prende un tram e va alla rivoluzione in pratica, ancora camuffato per così dire, e arriverà poi, quindi siamo all'8 novembre, quando Lenin arriva in questa fumosa e rumorosa assemblea del Soviet di Petrogrado, con partecipanti anche molti rappresentanti di altri Soviet di tutte le Russie, e Reed ci dà una descrizione meravigliosa di questo ingresso, questo sì davvero cinematografico, sembra quasi che ci sia una sceneggiatura, il Lenin che fende la folla, come la folla che si apre al suo passaggio, come le acque del Mar Rosso al passaggio di Mosè, e faticosamente procede perché tutti vogliono vederlo da vicino, vogliono quasi toccarlo, no? C'è già la figura del leader carismatico che la folla dei suoi diciamo militanti, i suoi seguaci, quasi potremmo dire già i suoi fedeli vogliono appunto toccare con mano il capo. Arriva alla tribuna e lì c'è un'ovazione straordinaria. Il racconto di Reed viene confermato anche in diversi resoconti che furono poi pubblicati di presenti a questa assemblea storica del Soviet che dura un paio di giorni praticamente, queste scene dei marinai che lanciano in aria i berretti, i soldati che mostrano i fucili, un'ovazione incessante. E Lenin prenderà appunto finalmente la parola faticosamente e dichiara che tutto il potere da questo momento è nelle mani dei Soviet, dichiara decaduto il governo Kerensky, intanto Kerensky già praticamente già il 6 novembre è scappato grazie a un'automobile messa a disposizione dall'ambasciata degli Stati Uniti, guarda un po', e poi lo troveremo appunto, prima cercherà di organizzare una controrivoluzione senza successo e poi prenderà la via dell'esilio e vivrà negli Stati Uniti e poi tutto il resto dei suoi anni tranquillamente facendo il professore universitario e scrivendo anche una serie di testi contro Lenin e contro i bolscevichi. Ma sarà un dimenticato dalla storia naturalmente. Lenin appunto, torniamo all'8 novembre, Lenin dichiara decaduto l'ultimo governo provvisorio, l'ultimo governo Kerensky, dichiara che tutto il potere passa nelle mani dei Soviet e nasce il primo governo bolscevico. Dichiara dunque decaduto l'ultimo governo Kerensky e nasce il governo dei commissari del popolo, come si chiameranno invece che ministri, una decina di ministeri, quindi di commissari, che assumeranno su di sé l'onere pazzesco, quasi spaventoso, qualcosa da far tremare le vene ai polsi, di ricostruire, perché a quel punto si tratta di ricostruire un paese che è tuttora in guerra, la Russia è ancora in guerra, sarà soltanto poi alcuni mesi dopo che si avrà la pace provvisoria di Brest-Litovsk con la Germania, una pace che Lenin volle assolutamente, anche attirandosi, le ire di molti compagni che ritenevano invece che che quella pace fosse troppo onerosa per la Russia, ma Lenin pensava che invece la pace era comunque fondamentale proprio perché i bolscevichi non potevano permettersi il lusso di continuare una guerra mentre ricostruivano un paese dalle fondamenta. E l'ultima scena che troviamo nel racconto cinematografico di John Reed è che appunto improvvisamente in questa fumosa assemblea in cui ogni tanto un compagno va al tribuno e dice «Compagni, per favore smettete di fumare», tutti smettono di fumare e dopo 5 minuti tutti hanno ripreso a fumare, a un certo punto, quasi per una regia appunto stabilita senza parole, si fa silenzio e qualcuno comincia sommessamente a canticchiare un motivetto. Qualcun altro vicino a costui, o costei, perché ci sono anche molte donne presenti, riprende il motivo e alzando leggermente il tono di voce. Un po' alla volta tutta l'assemblea comincerà a cantare a questo canto l'Internazionale. E lì la cosa interessante, particolare, è il fatto che questi uomini che sono reduci dalla Siberia, dalla tortura, dalla prigione,
molti sono addirittura dalla guerra, alcuni sono privi di un braccio, di un occhio, di un piede, eccetera. Questi rudi soldatacci, questi rivoluzionari pronti a tutto, cominciano a piangere e si abbracciano. E uno di loro dice: ma allora questa è la nostra rivoluzione. Ecco, quella loro rivoluzione in realtà, e questa è la forza della rivoluzione bolscevica, diventerà un fatto universale. Non è un caso che Erich Hobsbawm, nel suo famoso libro Il secolo breve, che fa cominciare il Novecento dal 1914, lo scoppio della guerra mondiale, dirà che però è il 17 l'anno cruciale del XX secolo, il vero inizio del Novecento.